Buongiorno fiorellini e fiorelline, però questo lo vedete stasera alle 18. Era programmato un altro video, ma metto questo, faccio questo perché è più importante, perché devo parlare delle cose, devo leggere una cosa e metterò un video, un pezzo di video di mia figlia che doveva stare, volevamo fare il video insieme, però come che lei ha da fare stamattina e non poteva venire, e perciò lo metterò dopo un pezzettino che sto parlando, e dopo la sigla vi racconto quello di che argomento è questo, poi lo vedete pure il titolo, del mio tradimento che sta andando in giro in tutto il web. Adesso inizia la sigla e ci vediamo dopo. Ecco, sono ritornata, c'è pure l'accusato qua vicino a me e dicono, come pure una youtuber, ha detto che fa le storie, mi hanno detto che fa le storie di questa cosa, sa più lei di me, si vede, e di Guerino. E insomma è successo 2 o 3 giorni fa, sotto il video di mia figlia, che dopo metterò un pezzo di lei che vi racconterà la cosa, che Guerrino mi sta tradendo. Adesso faccio parlare subito Guerrino, poi manderò via quel video. Aspetta, giro la Buongiorno, fotocamera per dare la luce, dai. prima di tutto. A questa signora io non la conosco. Vado in giro cose che non so vere, che io so, prima ha detto erano anni, mo sono mesi. Manco lei sa quello che deve dire. Se questa signora dopo vede il video, se c'è la faccia, mettela, fate vedere chi sì. Poi vedremo. Ma chi te conosce? Ma a me vuoi lasciare in pace? Lasciami in pace, no? Fatela fare la acci tua. Io ho tanti problemi dei cavoli miei, di salute, e tu mi vieni a rompere? Basta. Con questa basta. Non arrivi a mie figlie, a scrivere a mie figlie, qua metti, perché non fai parlare a tuo padre, e perché di qua rispondi. Mo ti ho risposto. Poi ti ho risposto pure ieri sera, sotto il video di mia figlia. E tu non hai risposto. Non ha risposto più. No, Ah, sotto il poi è inutile. Io sono l'influencer della situazione. Entrano persone e aggrediscono Guerrino a giardino. Ma gli è arrivato una volta mi hanno lasciato un foglietto contro Guerrino. No, ma poi non è. Ma E io. poi mo' il tradimento. Boh, sarebbe una cosa segreta se fosse vero. Non lo dovrebbe sapere nessuno, e tu non vai a mettere sotto un social, poi non mio, che ieri mi hanno scritto che io l'ho scancellato. No, non l'ho scancellato perché non me l'ha scritto sotto il mio, ma l'ha scritto sotto mia figlia, che mo vi farò sentire cosa dirà lei. No, ma poi Facebook non so buon metodo, e lo mette Io? Instagram, idem, Uguale, poi non gli funzionerà. poi i giochi sul telefonino me l'ha messi sempre presente, Non vedi perché se non metti più su sempre il dito. presente, ma io non so buono col telefonino, io giusto a telefonare, basta. Ma sono altre cose, come dice quella lì, con internet, roba così, ma chi ce capisce? Io neanche lo sapevo che si poteva fare. Ma Non lo sapevo che. proprio che si faceva con Google sta Questa cosa. qui deve stare attenta perché sono calunnie, Ma non deve fare troppe arie, datte una calmata. tradimento come? Tramite messaggio, tradimento? Ma Non l'hai quale mai messaggio? Ma incontrata? io, ma. No, dice che non l'hai mai, mai, mai incontrata. Prima diceva che sono anni, mo dice che sono mesi. Decidere, almeno se devi dire bugie, Dire ricordatele. meglio. No, se le deve ricordare quelle che dice prima. Appunto, vabbè, comunque, buongiorno e buona giornata.
Adesso vi mando il pezzo che mi ha mandato mia figlia, che lei l'ha caricato sul suo canale. Ha solo 25 iscritti lei, perciò, come dire a lei, deve essere una persona che conosce me e ha visto i commenti sotto il video mio. Ok, mo parte e poi dopo ritorno. Buonasera a tutti, penso che io non abbia mai fatto tutti questi video come li sto facendo oggi, ma sono veramente costretta per ogni situazione, soprattutto per una in particolare. A me mi viene un po' da ridere, però non ci sarebbe tanto da ridere. Comunque sta circola voce che praticamente mio padre c'ha un amante, che ha tradito mamma, ci stanno le prove, eccetera. Allora, volevo informare tutti quanti che tutta questa situazione è successa praticamente sotto il mio profilo. E il mio profilo YouTube non è così famoso, cioè ci sono 25, ho solamente 25 iscritti. Quindi, per arrivare ad altre voci, vuol dire che c'è di mezzo qualcun altro, che non mi interessa manco fare i nomi. Ma innanzitutto volevo dire che questa signora ha detto che si sentivano tramite internet. Allora, mio padre non c'aveva né Facebook né Instagram, l'ha messo proprio da qualche giorno e non è manco capace ad usarlo, cioè non è capace. Cioè, gli serve l'aiuto di una terza persona, una seconda persona, una terza persona per utilizzare Facebook e Instagram. Allora, quando io gli ho chiesto, gli ho detto questa cosa a questa signora, lei mi ha detto no, è una chat pubblica su Google. Io ovviamente, prima di chiedergli che chat fosse, io già ero andata a cercarla, perché io, a differenza di mio padre, sono molto tecnologica. E sono andata a cercarla e ho trovato varie chat pubbliche, ma la maggior parte delle chat sono già state praticamente scartate perché mio padre non è capace a mettere l'email e la password, quindi gli sarebbe dovuto servire per forza l'aiuto di mia sorella o di mia madre. L'unica chat aperta, che è una chat free, che ci può entrare chiunque. È una chat che mio padre non saprebbe utilizzarla, innanzitutto perché non si capisce subito a primo impatto dove si scrive, due perché non è una chat singola, cioè io non posso comunicare solo con una persona, ci sono varie persone all'interno di questo gruppo e ha degli utilizzi un po'. Cioè, che uno se non è capace ad utilizzare comunque gli strumenti internet non riesce. In più è scritto talmente piccolo che mio padre nemmeno ci vedrebbe, quindi sono storie veramente assurde, ma cose talmente inventate che io non capisco neanche il senso di questa cosa, il motivo per il quale una persona si possa inventare una cosa del genere. Comunque sono tutte cavolate, cioè proprio cavolate, che non so manco come scriverlo in caratteri cubitali. Per quanto riguarda le cose mie private o quelle di mia madre, che lei sa, questa signora, presunta signora sa, è facile trovarlo perché mia madre fa dei video giornalieri e a volte racconta anche cose personali e quindi non è una cosa difficile andare a trovare argomenti privati. Credo di aver detto tutto, ma comunque, se ci sono altre cose che mi verranno in mente, poi lo dirò. Ma per il momento credo di aver detto tutto. Continuo a dire e a ribadire che è una fake news enorme e che non capisco il senso. Cioè, io non l'avrei mai fatta una cosa del genere, quindi non capisco il senso. Forse per avere più follower o più, ma non lo so. Però è anche una. A me viene da ridere, ma nella realtà è una cosa grave perché è una diffamazione, cioè è una cosa gravissima che cioè può essere anche da denuncia una cosa del genere. Comunque diffamare una persona senza delle prove concrete, perché io voglio vedere queste persone che vanno a dire in giro che mio padre fa questo, fa quest'altro, devono portare anche delle prove concrete. Allora, una volta che ci sono delle prove concrete, poi dopo se ne riparlerà. Questo
Comunque io vi auguro una buonanotte e ciao a tutti. Ecco, come avete sentito dalla sua clip che mi ha mandato e stamattina l'ha pure caricata sul suo canale di 25 iscritti, non è una persona che si conosce tanto perché sono 25 iscritti, ha fatto una volta il video con me però non aveva il suo canale, perciò può essere solo una persona che mi conosce bene a me e mi voleva attaccare a me per questa situazione, perché è possibile, come ha detto prima, Guerino non la conosce. E poi lui non è buono neanche a fare niente, non è buono neanche a fare Facebook. Le persone che hanno scritto tante volte sui messenger neanche sapeva come si doveva fare, ho dovuto dire come si faceva. O io ora che ero Facebook se l'è aperto qualche giorno fa, l'ho aperto io, gliel'ho aperto io, non l'ha aperto lui. Instagram l'ho sempre aperto io e quel Google, quella chat che si dice che è andata a vedere mia figlia, come avete inteso, io neanche sapevo che esisteva. E poi se è piccolo, come dice lei, Guerrino non ci vede perché ha già porta l'occhiali e lui ha un paio d'occhiali che serve sia per leggere sia per lontano. Sotto c'è come un quadratino sotto. E si è scritto tanto piccolo, lui non ci vede, non ci vede, e perciò è difficile che lui possa aver scritto. Poi mia figlia ha detto che non è una cosa privata ma di pubblico, non lo so perché io non l'ho mai usato e non sapevo sinceramente che questa cosa esisteva su Google. Io quando Alessia ha detto che mia figlia ha detto, dopo voglio farvi vi leggo un commento che ha scritto un'altra mia figlia qua sotto. Ah, Carla Signoris, questa qua che dice che è che sta con Guerrino, questa qua non la conosciamo. Per sapere le cose mie che lei dice, mi l'ha detto Guerrino, è molto semplice. Basta vedere il mio vecchio video quando mia figlia non abitava qua ancora. Abitava là e io andavo a casa sua e vi ci portavo tramite video e dicevo che mia figlia, io andavo là per guardare mia nipotina perché andava a scuola, dovevo aspettare il padre che la riportava perché andava a scuola, o se no dicevo vado da mia figlia perché mia figlia deve andare a lavorare in campagna. Ecco, è semplice, non, questa dice che è stato Guerrino a dire queste cose, ma è molto semplice, semplice. Dei soldi, sapete che io vivo con la pensione perché su YouTube io guadagno 14 euro, 15 euro al mese e ogni 6-7 mesi mi arrivano 70 euro. Perciò io vivo, mi vesto, mi compro le cose che vi faccio vedere, pure su Shein, sulle cose, per esempio quello che mi sono comprata pochi giorni fa al cinese. L'ho comprato tramite i soldi di Guerrino perché io guadagno solo 15 euro, 14 euro al mese, dipende, pure 13, pure 8 euro. E insomma, non è un guadagno da YouTube. E poi, se questa è veramente era l'amante di Guerrino, doveva sapere delle cose di Rachele che io non ho mai detto, che lui. Ecco,
avrebbe detto mai, io non ho detto mai, gli avrebbe detto a lei, però io non ho detto mai niente di Rachele, sapete solo che sta male, prende una pensione e fa la spesa per lei e pure per qualche cosa per comprare a noi. Ci aiuta a fare delle cose che non le dico perché se lei veramente ha parlato con Guerrino deve dirle e voglio testimonianza di queste chat perché ha detto che farà un video, farà vedere tutto. Aspettiamo questa persona che farà questa Carla, come dice lei, che farà un video, me l'ha detto, ha detto che farà un video e dirà cosa si sono detti, mi deve far vedere le chat, mi deve far vedere tutto. Però io, pure se me le fa vedere, non ci credo perché quella non è buona su i siti da sola. Questo l'ha scritto, non c'è scritto Rachele, ma c'è scritto nessuno chi è Rachele, che è Rachele, che si era rotta. Ha scritto a questa signora Carla. Ha scritto: "Salve signora", e potete vederlo pure sotto il video che ho messo ieri su questa cosa. Allora, salve signora, non ha la più pallida idea di chi è, di chi è lei, sia, ma mi faccia chiarire una cosa e basta. Non ha alcun interesse sul motivo della sua menzogna, ma non posso affermare che mio padre non ha mai parlato con lei, anche perché io stessa sono una persona che visiona sempre il suo cellulare, letteralmente, tutti i giorni, visto che mi piace aiutare nei momenti del bisogno. Quindi non vedo il motivo della sua affermazione sul nome di mio padre, che per dirla tutta mi richiederebbe un poco di rispetto dopo tutto ciò che ha dovuto passare a causa della sua malattia. Quindi chiedo per favore di smetterla con tutta questa storia. Non mi interessa affatto una sua risposta perché non sono qui per aprire una discussione con lei o addirittura con altre persone. Ho una vita per fortuna e quindi di conseguenza non ho bisogno. Aspettate che devo trovare quell'altro pezzo. Di mettere in cattiva luce una persona che non conosco affatto, ma si faccia dire che in casa non porta i soldi solo lui. Quindi questo dimostra che lei ha solo detto delle menzogne. Le auguro una buona sera. Poi c'è un altro commento, ah, non c'è più commento, questo qua non c'è più, vabbè. E diceva pure che per i professori YouTube si scusava che si aveva sbagliato a scrivere perché siccome a me mi correggono sempre come scrivo, ha detto questa cosa qua. Comunque, mi hanno pure riferito che c'è una YouTube che qualche giorno fa ha fatto un video, io non l'ho visto, se no gli avrei risposto volentieri, però io devo vedere questi video e le storie su Instagram. Io questa qua non la seguo perché non mi piace, perciò non la posso imitare. Che lei dice che la imito, io sono 5 anni, dal 2016 anzi che faccio video perché dopo l'ho levati, mi sono levata per 2 o 3 mesi e poi sono ritornata e io ho sempre fatto questa tipologia di video come vlog, come video spesa eccetera, tutti i video li potete vedere nel mio canale se è la prima volta che li vedete, vedete a me qua. E insomma, io
se voi vedete che qualcheduno o lei o altre persone fanno un video su di me, per piacere mi scrivete su Instagram, mi mandate un pezzetto di video, che ne so, lo salvate perché si può salvare tramite YouTube, perché lei li fa e poi li scancella come mi hanno riferito. Grazie a quella persona che ha detto: ah, allora è sposata, trovo pure io uno, ce l'ha trovato lei. Va bene, comunque, io te lo auguro, ti trovi un marito, però io non vado sotto i video a dire brutta a altre persone che non mi conoscete. I capelli mi sono dovuti tagliare perché una parrucchiera mi ha bruciati. Prima cosa, poi io non mi sono mai intesa bella, perciò non c'è bisogno che mi dite voi che non sono bella, perché ognuno ha la sua bellezza interiore. Io non sarò bella fisicamente, sicuramente, però la mia bellezza interiore è più bella di me. E mi piace più la bellezza interiore delle persone che quella esteriore io. Non guardo mai la cosa esteriore delle persone, primo. Comunque vi voglio dire, se io riuscirò a vedere questa persona che mi avete nominato, che non nomino per non fargli pubblicità, perché penso che gli serve le cose per visualizzazioni, per iscritti, per robe così, e sta facendo i video di me che io neanche la conosco, e poi ci sono persone che dicono che è mia sorella, che è di qua, che è di là. Mia sorella non è assolutamente lei. Ma mia sorella molto più carina, molto più bella mia sorella. Ma vi faccio vedere la foto. Se la trovo. Poi si chiama diversamente da lei, non si chiama. Io ci ho fatto un video con lei una volta perché le persone stavano a dire sempre che io sono la sorella di Chiara Alessandro. Io prima cosa sono di Terni, lei è di Milano. È impossibile, io neanche non, io non ci sono, io ho 53 anni e non mi sento tanto più vecchio di lei, comunque, pure se lei è più giovane. Mia sorella ha 6 anni più di me, più carina direi. Ecco, questa è mia sorella. È mia sorella è molto bella mia sorella. Ci assomigliamo pure un po'. Quanto mi dicevate di lei che mi assomigliava, ma lei non la conosco, questa essere qua. Che poi non che mi piace e neanche la seguo. Io guarda, non la saprò mai perché, come ho detto una volta, che non mi piace per i bambini, per robe così, che non mi va di fare la pubblicità. Vabbè, non lo so se l'ho rilevato quel pezzo perché non gli voglio fare la pubblicità a lei. Comunque, chi mi dice sotto il video che lei mi sta facendo i video e sta raccontando che io sono stata tradita, che è una cosa mia personale, non deve interessare niente a nessuno. Spero che lo scaricate e me lo mandate, così io lo vedo. E potrò fare un video come voi avete richiesto che se faccio un video di questa cosa. Però se io non so cosa mi dice e cosa gli dico, cosa dico, che voi mi avete detto che ha fatto un video, no, io non sono una persona così. Io devo vedere con i miei occhi e devo sentire con le mie orecchie cosa dice lei nei miei confronti o del mio marito che è malato. E perciò voglio sapere, sta Carla, ma che ha scritto pure a dicembre con te? Che stavamo morendo tutte e due, non lo so, non lo so. E sai la malattia di mio marito, la conosci? Vabbè, comunque io sono venuta per dire questa cosa. Ha parlato pure Guerrino, avete visto mia figlia cosa dice, e poi voglio dire pure un'altra cosa, che io non l'ho scancellati i messaggi sotto perché non me l'ha scritti, non me l'ha scritti,
Io non c'ho da nascondere niente, eppure se fosse io, se l'avrei scritto una cosa privata, avrebbe, mi poteva scrivere a me cosa privata. Io ho Facebook e mi scriveva una cosa privata a me, Facebook, mia figlia c'ha Facebook, mio marito pure adesso c'ha Facebook perché gliel'ho aperto da 3 giorni. Facebook, io c'ho Instagram, Roberta Fiorellino che scrivo sempre sotto, perciò ci sono tante cose che mi poteva scrivere, perciò questa a me mi sembra una cosa solo per farsi vedere, per farti attirare di me, perché io faccio cose semplici e non mi interessa di nessuno, certo. Questa mi parlerà male di me e io lo vedrò sicuramente, gli risponderò pure se io in questo momento non mi devo agitare, però a me le calunnie, le cose bugiarde, le persone bugiarde non mi piacciono. Comunque, chi vuole riferire a questa persona che io sono dal 2017, sto qua, 16 anzi, perché dopo lo chiuso è del 2017, mettiamo, leviamo dal 2016 di agosto, ma mettiamo quanto l'ho riaperto dopo 2 mesi che YouTube mi aveva bloccato per copyright. E 2017 a marzo l'ho aperto. Io da quel periodo faccio vlog, faccio video spesa, video trucco. Mo a parecchio tempo non faccio più video trucco perché da quando sono stata male non l'ho fatto più. E poi lo faccio più d'inverno perché d'estate non mi interessa da farli perché fa caldo e non mi trucco. Insomma, niente, io sto qui per divertirmi perché per soldi no, perché mi guadagno ogni 7 mesi 70 euro e ogni mese guadagno 14 euro, ma non è che mi rimanda quando arrivano a 70 euro, perciò io non sto qua a fare video per le visualizzazioni, per i soldi o per gli iscritti. A me chi si iscrive sono felice, chi mi segue sono felice, chi mi commenta sono felice. Però io non sono una persona che imita, non sono una persona che ricopia, non vado a se dovrei ricopiare, ricopierei un altro YouTuber che io seguo, centrato nella mia vita personale, e lo faccio vedere quando vado a camminare, quando faccio la spesa, quando mangio, faccio vedere tutto perché io sono una persona semplice così e mi piace far vedere le cose, pure se tante volte sbaglio perché dopo ci sono delle storie inventate come questa, perché è inventatissima questa, perché si vede, perché prima erano anni, mo sono mesi, almeno ricordati quello che dici. Io se dovrei dire una stupidaggine me lo ricordo, perciò ricordatelo prima o leggi i commenti che ha scritto sotto da mia figlia prima di dire le stupidaggini. Ok, io adesso vi lascio, sarà stato lunghissimo questo video, però vi dovevo dire questa cosa, vi la devo spiegare, e io continuerò a fare video spesa. Mo infatti fra qualche giorno prenderà i soldi, farò video spesa e non ricopio nessuno perché io non vado sempre a Eurospin, qualche volta succede a Eurospin, Carrefour, vado più a Carrefour perché io trovo più cose per mangiare per la dieta, perciò vado lì. Non è che la fa solo lei questa video spesa, ma la fa tante persone, tanti altri YouTuber fanno video spesa, non è che poi mi dite sempre che gli assomiglio, ma è impossibile perché io non sono né parente, lei di Milano, io sono di Terni, sono orgogliosa di essere Terni, io a Milano non ci sono mai andata, pure se sono andata a
a Treviso quando sono andata in via Genozia, ma a Milano non ci sono mandata, a Venezia, ecco i paesi dell'Alta Italia che ho visitato, Treviso e Venezia. Milano non so neanche come è fatta, perciò non posso essere sua sorella perché non conosco lei, non ci ho mai chattato, non ci ho mai parlato e non mi interessa parlare con lei, non mi interessa assolutamente perché io faccio la mia vita, e basta. Non faccio video per soldi perché se avrei fatto video per soldi avevo smesso per tanto tempo, ma perché a me mi piace fare video, mi piace stare davanti alla fotocamera, mi piace parlare, raccontare, poi rispondere a voi che mi commentate qua sotto. Per questo io faccio video e basta, non per soldi. Anzi, sto pensando a levare pure la pubblicità perché tanto non guadagno più di tanto, mo arriverò a 70 euro, poi penso che la levo perché tanto non guadagno tanto, io lo sto a fare solo per divertimento e non mi interessa perché guadagna 14 euro al mese, neanche riesco a pagare il conto corrente che lo paga Guerino con la sua pensione. Paga tutto Guerino, tutto, 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 tutto Guerino. Però questa YouTube che sta facendo vedere le mie storie, che fa le storie su Instagram, lo fa per i money, perché si vede. Comunque se vedete i video che lei fa e parla di me, se riuscite a scaricarlo sono felice, me lo mettete, me fate messaggio su Instagram. Perché giusto lì mi potete mandare le cose, su Facebook non lo so se si può mandare, su YouTube non me lo potete mandare. Comunque io adesso vi lascio, ciao, al prossimo video. Scusate se è lungo, però dovevo dire questa cosa. Ciao!